La Cinisello romana. La parte più antica di Cinisello è quella intorno alla chiesa di Sant'Eusebio. Già il nome Cinisello deriverebbe da Cinis Eli, cioè il nome di una famiglia romana. Il riferimento nostro è Luigi Zerbi, cronista monzese, una pubblicazione di fine Ottocento. Siamo partiti col vallo, perché il vallum era una linea difensiva romana. Poi passiamo alla negozia, che deriverebbe dal latino ad negotium, ossia mercato. Intorno alla chiesa di Sant'Eusebio esisteva un luogo di sepoltura, infatti abbiamo diversi coperchi di sepolcri romani, mentre il sepolcro stesso venne utilizzato come abbeveratoio. Poi ci sono delle lapidi pagane che vennero trovate lì e si trovavano nelle cantine della Cascina Cantalupo. Poi ci sono anche delle lapidi cristiane all'interno della chiesa. Quello di Marcellino Innocens, che si suppone fosse un martire cristiano nei primi secoli. Infatti la chiesa venne poi costruita sul luogo di martirio. Altra lapide importante cristiana, quella di Tealisinia. La lapide di Tealisinia venne trovata nel 1700 e venne portata al conte Donato Silva, che la custodì nella sua villa. Vediamo la simbologia cristiana, la colomba che tiene nel becco lo strumento del martirio, ossia l'ungola, la tenaglia, e questa è la ricostruzione di come fosse, più il simbolo cristiano del crismon. Nel 73 il Graal, gruppo di Biassono, fece uno scavo archeologico e vennero trovati i resti di un capitello romano. E la chiesa sorgeva appunto sulla antica strada romana tra il VI miglio romano, quindi VI San Giovanni, ed il IX miglio, ossia Nova Milano.